il figlio ha la febbre, il marito è in trance agonistica, il cane gomitava, ho detto, io ho un impegno. Il roadshow con gli shootout di AV Magazine è finalmente partito e porta al confronto senza rete i quattro proiettori più interessanti del momento prodotti da BenQ, Epson, JVC e Sony e anche tre televisori di riferimento prodotti rispettivamente da LG Electronics, Panasonic e Sony in quattro importanti punti vendita di quattro grandi città italiane a Milano, Bologna, Roma e Padova. Prima di tutto si invitano gli appassionati ad assistere al confronto tra i TV che prevede un Panasonic 65Z95A con tecnologia OLED MLA, un LG Electronics 55G4 sempre OLED MLA e un Sony K65XR70 con tecnologia mini LED, il tutto presentato da Nicola Zucchini Buriani. Un momento importante non solo per chi è interessato ai TV, ma anche per avere un riferimento molto preciso per tutte le clip HDR che poi saranno mostrate nel confronto tra i videoproiettori. La prima tappa di Milano non è partita proprio con il piede giusto, poiché il TV di Sony non è riuscito ad arrivare in tempo. È arrivato lunedì scorso e sarà presente comunque nella tappa di Bologna di venerdì 22 e sabato 23 novembre, e ovviamente anche a quelle successive previste a Roma 6 e 7 dicembre e poi a Padova 13 e 14 dicembre. Nel weekend del 30 novembre e 1 dicembre saremo impegnati a Padova al Gran Galà dell'Alta Fedeltà e quindi lo shootout si prenderà un weekend di riposo. Lo shootout tra i due TV è stato quindi condotto da Nicola dopo aver verificato la calibrazione dei due TV che montano di fatto lo stesso pannello OLED White RGB con micro lenti. Eppure i due TV, ovvero il Panasonic e l'LG, non sono assolutamente due televisori identici. Lo abbiamo riscontrato sotto molteplici aspetti. C'è ad esempio la nitidezza che è impostata diversamente con i parametri di base e offre una resa da una parte un po' più morbida mentre dall'altra c'è una spinta in più sul dettaglio. Le differenze più rilevanti però arrivano dai contenuti in HDR. Nelle scene più luminose entrambi i prodotti hanno mostrato punti di forza differenti con una capacità di tenere meglio la saturazione da un lato e la tendenza a restituire a volte più brillantezza dall'altro lato. Sul tone mapping abbiamo invece un chiaro vincitore, anche se non vogliamo svelarvi chi è, perché se volete scoprirlo dovrete partecipare a uno dei nostri altri confronti che si svolgeranno appunto nelle prossime settimane. Molto interessante infine anche la resa delle scene molto più scure, dove abbiamo rilevato comportamenti molto diversi e la tendenza a interpretare le stesse scene in modo decisamente diverso. Ci sono ovviamente anche molti punti di contatto, ma anche in questi casi il confronto è molto interessante, perché affiancare più TV con contenuti selezionati ad hoc permette di fare il punto anche sull'evoluzione tecnologica e sulla qualità raggiunta oggi dai prodotti di fascia alta che comunque non hanno certo prezzi proibitivi, soprattutto se consideriamo quello che si poteva comprare con le stesse cifre non più di 5 o 6 anni fa. Vi anticipiamo soltanto che Panasonic ha vinto la gara del picco di luminanza, come immaginavamo, arrivando a superare di gran lunga i 1600 nit, mentre il G4 di LG è arrivato a sfiorare i 1450 nit, sempre con bianco di riferimento D65. Nella modalità predefinita migliore, che è Filmmaker, con segnali a gamma dinamica standard, il Panasonic era fermo a 100 nit, mentre il G4 arrivava ben oltre i 300 nit, e li abbiamo quindi allineati entrambi a 150 nit, lasciandoli invece esprimersi al massimo delle potenzialità in HDR10. In default il G4 ha mostrato prestazioni leggermente più vicine al riferimento, mentre dopo la calibrazione è stato il Panasonic ad arrivare più vicino al D65 e il confronto con le chicche scovate da Nicola Zucchini Buriani è stato comunque esaltante. Parliamo ora della location, perché abbiamo già approfittato in passato della bella showroom Spazio 2M di Audio Quality Milano in numerose occasioni, sia per la formazione, infatti abbiamo tenuto qui un paio di corsi sulla calibrazione colore, e sia per eventi legati alla dimostrazione e al confronto anche tra videoproiettori. La sala cinema
e al piano inferiore e prevede un sistema Dolby Atmos in configurazione 7.3.4, quindi con 3 subwoofer e diffusori per Listen e Wisdom Audio, un pre-decoder Trainov Altitude 16, amplificatori ATI, numerose sorgenti video tra cui Oppo, Nvidia, il nuovo Zdua 8K e poi soprattutto il processore MADVR Envy. Lo schermo poi è il Dark Star 9 di tipo LR da 3,2 metri di base in 21 noni e si tratta quindi di una delle sale cinema più emozionanti che potete trovare qui in Italia e con un bel parco di proiettori residenti da confrontare. Abbiamo usato soltanto l'area in 16 noni dello schermo per varie ragioni, soprattutto perché i proiettori con il lens shift più versatile, ovvero Epson e GVC, nella posizione in cui erano non sarebbero comunque riusciti a riempire completamente la base da 3,2 metri. E ho anche preferito allineare le immagini a destra o a sinistra in modo da aumentare il gain relativo e anche per avere un riferimento per il livello del nero, perché nella zona dello schermo non illuminata era possibile controllare appunto il livello di luminanza residua. Ed ora i quattro proiettori a confronto. In ordine di prezzo abbiamo mostrato il BenQ W5008 con tecnologia DLP XPR, quindi con matrice da 0,47 pollici, Full HD con vibrazione 4x, ottica motorizzata con lens shift orizzontale e verticale, zoom 1,6x, tone mapping dinamico e compatibilità HDR10. Con la calibrazione siamo arrivati sullo schermo ad un picco di luminanza di 72 nit, un rapporto di contrasto nativo di circa 1200:1 e la copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. Il prezzo di listino attuale del BenQ V5008 è di 4.999 euro, ma lo street price è di circa 4.400 euro. Poi c'è il Sony VPL XW5000ES con tecnologia SXRD, quindi un LCD riflettente alias LCOS, con risoluzione nativa Ultra HD 4K, quindi 3840x2160. Il Sony ha anche un'ottica manuale con zoom 1,6x, lens shift orizzontale e verticale e un tone mapping di tipo statico. Con la calibrazione siamo arrivati sullo schermo ad un picco di luminanza di 60 nit per i contenuti SDR con laser al minimo e 90 nit per quelli HDR con il laser al massimo. Il rapporto di contrasto nativo è di circa 8001 e la copertura dello spazio colore DCI-P3 è di circa l'83%. Il prezzo di listino del Sony è ancora di circa 6000 euro, ma street price, che è stato per due anni di 5.000 euro, adesso è sceso a 4.500 euro. C'è quindi poi l'Epson EH-QB1000 con tecnologia Tri-LCD, ovvero tre matrici LCD HTPS Full HD con vibrazione 4x, un'ottica motorizzata con zoom 2,1x, lens shift orizzontale e verticale ovviamente, e tone mapping dinamico. Con la calibrazione siamo arrivati sullo schermo ad un picco di luminanza di 60 nit e per i contenuti HDR invece 90 nit, anche se a dirla tutta la potenza massima dell'Epson prevede di arrivare fino a ben 124 nit. Il rapporto di contrasto nativo con il proiettore in quella posizione è di circa 6001, mentre la copertura dello spazio DCI-P3 è di circa poco più dell'85%. Il prezzo di listino attuale dell'Epson è di 5.500 euro e non abbiamo ancora elementi per conoscere lo street price, anche se il prodotto è già presente in alcuni negozi. Infine c'è il nuovo JVC NZ500 alias RS1200 per quanto riguarda i prodotti professionali, con tecnologia D-ILA, ovvero tre matrici native 4K da 4096x2160 di tipo LCD riflettente come per i Sony. L'ottica è motorizzata con zoom 1,6x, lens shift orizzontale e verticale e anche qui abbiamo il tone mapping dinamico. Con la calibrazione siamo arrivati sullo schermo ad un picco di luminanza di 60 nit per i contenuti SDR, anche se è possibile scendere molto di più, e 90 nit per quelli HDR, anche se è possibile arrivare fino a 96 nit con la potenza massima e con un rapporto di contrasto nativo di circa 30.001 e il 92% della copertura dello spazio colore DCI-P3. Il prezzo di listino del JVC attuale è di 6.000 euro e ancora non conosciamo lo street price, anche perché i proiettori arriveranno sul mercato nella prima settimana di dicembre. Nei 50 minuti a disposizione per il confronto ho speso il meno possibile per presentare i prodotti, la sala, lo schermo ovviamente e soprattutto le condizioni di calibrazione.
Nella dimostrazione vado poi subito al sodo, mostrando la stessa clip dell'inizio di Oblivion, prima in SDR e poi in HDR per due motivi. Prima di tutto per mostrare le prestazioni dei proiettori in SDR e poi per far capire agli ospiti la differenza tra SDR e HDR e ovviamente anche le prestazioni dei quattro proiettori con clip HDR con luminanza media piuttosto elevata per quanto riguarda l'inizio di Oblivion, sottolineando anche le differenze in dinamica, in colori e ricchezza di sfumature. Poi vado più a fondo sulle prestazioni e sulle basse luci, mostrando una clip da Aquaman, il famigerato villaggio al chiaro di luna, e le scene subito successive, in modo da verificare non solo il tone mapping, con immagini sicuramente difficili, ma anche il livello del nero, la ricchezza di sfumature, i colori e anche risoluzione e dettaglio, perché è un film, Aquaman, che nelle scene fuori dall'acqua è un ottimo test anche per il dettaglio. Segue poi, sempre da Aquaman, la scena per verificare la gestione del clipping sulle alte luci e qui le differenze si fanno ancora più evidenti tra i vari proiettori. Seguono poi clip da 007, l'inseguimento shootout a Matera, la clip Mach 10 da Top Gun Maverick, ottima per verificare non solo il comportamento sulle basse luci ma anche la presenza di eventuali artefatti di color bending. Poi vado avanti con A Star Is Born, Sing, Star Wars 7. Poi c'è anche qualche incursione con altre clip a piacere e anche dietro richiesta degli appassionati. Torno infine alla gamma dinamica standard anche con segnali 1080i, quindi a scansione interlacciate a 50 Hz, per verificare anche la motricità e il dettaglio delle immagini in movimento delle quattro macchine a confronto. Inutile dire che quei 50 minuti sembrano durare davvero pochissimo anche per il sottoscritto, che è sempre lì a gestire il confronto per 4 sessioni al mattino e 4 sessioni alla sera. Il pubblico esce sempre malvolentieri e le domande e i commenti sono comunque esaltanti, soprattutto per noi che abbiamo organizzato il tutto. Come al solito non c'è un netto vincitore, perché sono talmente tanti i parametri da considerare che c'è sempre qualcosa in un prodotto che viene incontro alle esigenze di chi è in cerca di un nuovo TV oppure di un nuovo proiettore. Nelle prossime tre tappe, a Bologna, a Roma e a Padova, continueremo a tenere traccia delle prestazioni che cambieranno inevitabilmente, anche perché in molti casi, per quanto riguarda i proiettori, cambieranno i prodotti e in due casi cambieranno anche gli schermi. A Roma e a Padova. I TV invece rimarranno gli stessi, anche se il rodaggio potrebbe avere delle conseguenze che ovviamente verificheremo. Approfitto quindi per ricordarvi i prossimi appuntamenti. Noi saremo venerdì 22 e sabato 23 a Bologna da Audio Quality. Poi, ripeto, ci sarà la pausa del Gran Galà del 30 novembre e del 1 dicembre a Padova. Poi saremo a Roma il venerdì 6 e il sabato 7 dicembre e infine torneremo a Padova il venerdì 13 e il sabato 14 dicembre. Vi aspettiamo!